Oltre un anno di lavoro che ha impegnato circa 30 persone, tra le riprese negli angoli più caratteristici della città, selezione di filmati, montaggio e tanto altro, per un risultato strepitoso. Un docufilm di 1 ora e 40 che vuole raccontare, far riflettere ed emozionare con ciò che ci appartiene. Si tratta di Carta Pesta, l'ambizioso progetto cinematografico firmato Lobeca Film, col patrocinio del Comune di Fano e la partecipazione dell'ente carnevalesca, che ha come protagonista il carnevale e le sue tradizioni, le maschere, i carri allegorici, l'arte nel realizzarli, tramandata di generazione in generazione, e la sua atmosfera, autentica e vera. Dopo un entusiasmante lavoro di squadra, l'anteprima martedì sera al Cinema Politeama e al Masetti di Fano. Sul palco a presentare il docufilm il regista Andrea Lodovichetti, accompagnato da alcuni dei collaboratori, gli autori Luca Caprara, Nicola Nicoletti e gli attori protagonisti, il Voulon, interpretato da Simone Diotallevi, e il bambino, il piccolo Edoardo Davide Pignattaro, che hanno accompagnato gli spettatori con le immagini suggestive, aneddoti e ricordi di tanti fanesi in uno splendido viaggio. Andrea Lodovichetti, dopo tanto lavoro, quanta emozione c'è stasera? Un'emozione enorme, è veramente un trionfo della sinergia che si è creata tra noi del film e tutta la città. Quali sono state le particolarità, le cose più difficili da reperire in questi mesi di lavoro? È stato difficile perché abbiamo avuto tanto materiale in repertorio, ma davvero molto molto inedito. Lavorare poi sul live, quindi sul carnevale e le sfilate, le interviste, insomma c'erano tanti linguaggi dentro il docufilm e quindi assemblarli non è stato facile. Voi avete voluto partire da Fano ma poi vorrete arrivare a qualcosa di universale, diciamo. Beh, l'intenzione nostra è raccontare una nostra meraviglia, una nostra prerogativa e fare in modo che chi non la conosce ancora la possa conoscere attraverso la nostra versione e la nostra visione di quanto ci appartiene profondamente da fanesi e da amanti del carnevale. Da quando i fanesi potranno vedere questo film al cinema? Lo potranno vedere da domenica 10 novembre. Invitiamo tutti, insomma, a togliersi questa curiosità, di godere di questa immagine, di godere di un evento che per Fano è di fondamentale importanza. Un risultato di tutti, che scalda il cuore dei fanesi e di tutti coloro che sono legati a questa antica tradizione risalente al 1347, perché il carnevale è una cosa seria, come diceva Alberto Berardi. Valentina, quanto è importante valorizzare la nostra storia e il carnevale di Fano? Tantissimo, e questo docufilm sarà proprio il documento che porterà un pezzo di storia in condivisione per vedere ciò che c'è dietro, ciò che è stato e ciò che ci proietterà verso il futuro. Presente all'appuntamento anche gli esponenti dell'amministrazione comunale, tra cui il sindaco Luca Serfilippi e l'ex sindaco di Fano Massimo Seri. Luca Serfilippi, è un grande onore per la città di Fano questo docufilm sul carnevale. Carta Pesta è veramente un grande prodotto di grandi professionisti, da Andrea Lodovichetti a tutto il suo staff, che la precedente amministrazione, ci tengo veramente a ringraziare Massimo Seri per aver preso un contributo importante del MIC, quindi del Ministero della Cultura, e anche della Regione Marche. Noi abbiamo ereditato e oggi presentiamo ufficialmente insieme alla città di Fano, perché il Carnevale di Fano unisce la nostra città, unisce tutte le parti politiche, e penso che questo prodotto, oltre che per i tanti fanesi che saranno sicuramente curiosi di vedere addirittura veramente alcune immagini di repertorio che probabilmente nessuno ha mai visto, ma anche promuovere la nostra città e la nostra manifestazione più importante, che è il Carnevale di Fano. Oggi è una bella soddisfazione vedere questa proiezione di questo lavoro, di questo docufilm dedicato al Carnevale, perché fa parte della nostra identità e quindi è giusto promuoverla, è giusto lasciare una traccia di quello che è stato il percorso del nostro Carnevale. Tanti sono stati i protagonisti, è un lavoro in continuità. E quello che è importante è il buon lavoro che viene messo a disposizione della città e non solo. Edoardo, com'è stata questa esperienza? Com'è stato lavorare con il Voulon? È stato bellissimo perché comunque la sua, diciamo, figura è maestosa, bellissima, e poi Carnevale è una festa bellissima, tutto colore ed emozioni. Lei invece, Simone, che cosa si porterà per sempre nel cuore di questa esperienza? Mi porterò intanto l'amicizia con Edoardo, che ci siamo conosciuti i provini, è scattato subito una scintilla bella, bella, perché lui si è posto in maniera proprio educato, umile, è stato spettacolare. Quello che mi porterò è un'esperienza incredibile e spero che si possa cogliere anche da quello che vedrete questa sera, me lo auguro.
Da stasera sarà ancora più volo? Molto più volo, bulonessimo.